La maggior parte della materia che ci circonda è solida, liquida o gassosa. Poi c'è il quarto stato, il plasma, che ha notevoli proprietà. Lo si potrebbe usare per combattere diverse malattie? Un team di scienziati di un progetto europeo sta cercando di usare il plasma per modificare le proprietà fisiche delle varie superfici. Ad esempio, le provette normalmente respingono quei liquidi che sono difficili da trattare, ma dopo il trattamento al plasma potranno essere più adatte per certe analisi mediche. Il plasma sembra perfetto, ma come cambia la superficie che viene a contatto con questo liquido? Il plasma contiene moltissime particelle reattive, ioni, elettroni e radicali. Quando entrano in contatto con una superficie, cambiano le proprietà sia chimiche che fisiche di questa superficie. Uno degli obiettivi di questi ricercatori è trasmettere questo know-how all'industria. Il trattamento al plasma può diventare una valida alternativa agli attuali metodi di produzione che si basano sull'uso di grandi quantità di solventi o di altre sostanze chimiche. Molte industrie potrebbero utilizzare il plasma, come il settore biomedico, per curare le ferite, oppure fare medicazioni, diagnosticare la tubercolosi o l'HIV e tanto altro ancora. Su questo macchinario si applicano due strisce sottili di prodotti chimici su un rotolo di tessuto sintetico appositamente trattato con il plasma. Queste strisce cambieranno colore una volta a contatto con gli anticorpi. Si tratta della componente principale dei test rapidi innovativi per tubercolosi e HIV sviluppati dalla compagnia biomedica Lionex. Utilizziamo una pellicola molto semplice, rivestita al plasma, che poi mettiamo in appositi contenitori, in modo che non ci sia bisogno di usare altre membrane, chip microfluidici o altri sistemi. Si mette una goccia di siero, sangue, urina per questo test e poi si applica la seconda goccia dei reagenti per 10 minuti. Infine si rimuove e avremo i risultati, positivi o negativi. Il costo del materiale sta calando, così come il costo di fabbricazione e di lavoro, con il vantaggio che la precisione del test sarà superiore. In Belgio prototipi su larga scala hanno dimostrato l'importanza del trattamento al plasma anche su scala industriale. Questa macchina lo usa su un tessuto sintetico con una pellicola estremamente sottile che trasforma il tessuto idrofilo in idrofobo, molto efficace per medicazioni e altri prodotti medici. Stiamo lavorando su questa tecnologia su scala nanometrica. Stiamo producendo rivestimenti con spessori di pochi nanometri. Altri rivestimenti chimici invece si basano su scala micrometrica utilizzando molte più sostanze chimiche. Solventi meno nocivi, taglio dei costi di produzione, salvaguardia dell'ambiente, la nuova frontiera delle biotecnologie.